Benvenuti alla terza puntata della rubrica La vostra opinione conta. Oggi incontreremo due sindaci lombardi che hanno fatto una richiesta al presidente della regione Lombardia di riaprire le scuole. Ricordiamo che la Lombardia è zona rossa e le scuole che sono chiuse al momento sono le classi della seconda e terza media e tutte le classi della scuola superiore. Sono due sindaci di Cremona, della provincia di Cremona, ed entrambi sono insegnanti. Allora, benvenuto Alex Severnini e benvenuto Pietro Enrico Buongiorno a Fiori. tutti, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia per l'invito. Ci vuole spiegare, professor Alex, il motivo di questa vostra richiesta al presidente della Lombardia Fontana? Noi abbiamo scritto questa missiva al presidente della Regione Fontana perché riteniamo assolutamente urgente ritornare alla didattica in presenza anche e soprattutto per questioni metodologiche e pedagogiche. Dobbiamo infatti partire da tutti da una certezza, che è quella che gli ambienti scolastici non verranno adeguati in tempi rapidissimi per le esigenze assolutamente nuove che la pandemia ha posto in questi ultimi mesi. I lavori, lo dico da sindaco, i lavori pubblici richiedono intanto mesi per la progettazione, mesi per le procedure d'appalto e mesi per la messa in opera. Adesso una domanda per il professore Pietro Fiore. Nella Fiori. vostra zona il problema dei trasporti esiste oppure sono piccoli centri e quindi il problema viene eliminato? Ma per quanto riguarda la scuola primaria e la secondaria di primo grado, non esiste problema dei trasporti perché sono centri relativamente piccoli e quindi i bambini, i ragazzi raggiungono la scuola o a piedi o in bicicletta o portati dai genitori con le auto o al massimo dalle frazioni vengono con i pulmini. Quindi riusciamo a garantire comunque il rispetto delle norme. Per quanto riguarda la scuola superiore, invece no, perché vanno nei centri maggiori come Cremona e Crema e lì c'è bisogno del trasporto. Però quello che abbiamo chiesto noi nella lettera è comunque cominciare dal rientro a scuola delle scuole primarie, sono già delle seconde e delle terze medie. Ecco, un'altra domanda le volevo fare. Per quanto riguarda la didattica a distanza, lei cosa insegna, professore? Io insegno lettere alle medie, appunto, alla scuola secondaria di primo grado. È il comune di cui lei è Il sindaco? comune, sono sindaco del comune di Castelleone, circa 9.500 abitanti, Ho dove abbiamo capito. un istituto comprensivo con materna, elementare e media. Quindi lei fa lezione solo alla prima media, mentre le altre due fa la didattica a distanza. Ci Esatto. può dire che cosa ne pensa della didattica a distanza? Qual è la sua opinione? È utile, non è utile? Gli insegnanti sono preparati? Dovrebbero essere invece ancora formati? Ci Ma dica cosa ne pensa. guardi, tutto parte dalla concezione che uno ha della scuola e quella che ho io è che la scuola è vita. Non è solo trasmissione di conoscenze. Gli insegnanti devono riuscire a portare la vita nella scuola affinché la scuola ci aiuti a capire meglio la vita attraverso le discipline e l'approccio che le discipline hanno alla vita, poi alla realtà. Questo con la didattica a distanza è possibile solo in parte, perché la scuola è relazione e quindi La la relazione interrompo. insegnante-alunno è fondamentale. La interrompo un attimo per chiederle, ma voi la vostra lettera che è stata spedita il 21 novembre al presidente Fontana, avete poi ricevuto risposta o è caduta nel nulla? Abbiamo ricevuto risposta, noi l'abbiamo scritta al Presidente Fontana, all'assessore all'istruzione e anche ai consiglieri regionali del nostro territorio. Abbiamo ricevuto subito un'immediata risposta dal consigliere regionale Matteo Piloni
che condivideva sostanzialmente la nostra lettera e si sarebbe fatto portavoce al presidente della provincia e all'assessore della regione, delle nostre istanze, che lui proprio ha dimostrato di condividere. Pongo a lei la stessa domanda che ho posto al suo collega. Cosa ne pensa della didattica a distanza? Lei in ogni caso è un insegnante, di che grado di scuola ed è sindaco di quale comune? Sono docente della secondaria di primo grado e insegno matematica e scienze. Ed è sindaco? Sindaco del comune di Capernianica, provincia di Cremona. Allora, la didattica a distanza sicuramente è stata fondamentale all'inizio anche per allacciare un collegamento con i nostri alunni e anche tra gli alunni stessi in un momento dove tutti eravamo costretti presso la propria abitazione per le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, per cui sicuramente in un primo momento la didattica a distanza ha costituito una valida alternativa nella situazione di emergenza in cui ci trovavamo, però non è assolutamente sostitutiva della didattica in presenza, in quanto tutta una serie di aspetti, come dicevo prima, metodologici e pedagogici, che sicuramente aiutano la scuola nell'inclusione dei soggetti più fragili, vengono certamente meno. Allora, un'ultima domanda che rivolgo a entrambi. Visto che voi siete amministratori e nel contempo anche docenti, qual è la vostra opinione per poter cambiare la scuola e migliorarla? Beh, bisogna agire su due aspetti. Sull'aspetto strutturale, quindi ci vogliono per forza finanziamenti e a questo punto devono arrivare dagli enti superiori nostri, come peraltro hanno già fatto Regione e quindi e Stato, per adeguare gli edifici, migliorarli e renderli idonei per poter rispondere alle richieste dei DPCM. E dall'altro lato penso che la scuola si rinnovi da sé, dall'interno, cioè dalla motivazione degli insegnanti, che per la stragrande maggioranza sono davvero dediti alla professione che fanno, anche se non sempre riconosciuti adeguatamente, e quindi questo, investire sulla scuola e sugli insegnanti vuol dire investire sul futuro, questo è. E lei, professore Tavernini, cosa ne pensa? Ma penso la stessa cosa di Pietro. Da un lato si può intervenire sugli edifici sicuramente coniugando l'efficientamento energetico degli stessi con la salubrità degli ambienti, installando i ricambiatori d'aria automatizzati e quant'altro serva per abbattere appunto la carica virale nei locali, e secondariamente retribuire in maniera adeguata la figura del docente e parallelamente trovare i meccanismi di selezione dello stesso personale docente che garantiscano agli studenti gli insegnanti migliori, diciamo, per portare avanti un loro percorso di studio. Bene, ringraziamo il professor Severini e il professor Fiore per la loro testimonianza e ricordo che a tutti coloro che volessero partecipare a questa trasmissione di scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica i rettori ci scrivono @tecnicadellascuola.it. Grazie a tutti e alla prossima volta.